Nel 1200 in Spagna vennero raccolti una serie di canti conosciuti sotto il nome di Cantigas de Santa Maria. Oltre ai componimenti troviamo anche un numerotoso giardino di strumenti musicali. In uno di questi vediamo due suonatori di zampogna. Osservate, vi è un breve soffietto per immettere l'aria. Questa entra nell'otre, il quale gonfiando si va a fare pressione sul canneggio finale. La costruiamo? Noi siamo poveri, quindi ci occorreranno due guanti, due cannucce, forbice e un po' di scotch. Primo, doppia ancia. Appiattire e tagliare un'estremità della cannuccia a forma di V. Funziona. 2. Fori digitali. Occhio. Con la forbice fare due o tre piccoli rombi, non troppo attaccati al lancio. Usate la mano sinistra come riferimento. Capolavoro. 3. Inserire un guanto. Poi un secondo. Togliere il rovescio. Ora è doppio. Tagliare la punta del doppio pollice. Fai un nodo al guanto. Dividi l'altra cannuccia a metà. Appiattisci una parte per l'imboccatura. E inserisci dentro. Chiudi e sigilla per bene. Bene, ora taglia la punta del mignolo. E ci inserisci la ciaramella. Mi raccomando, va inserita dalla parte del lancio. Chiudi e sigilla per bene. Gonfia e suona. Aiutati con le dita schiacciando l'ancia. Che musica!